Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, il Proscenic Quoto Max, un robot aspirapolvere e anche lava pavimenti, quindi un robot 2 in 1, con in più anche la stazione di scarico dello sporco di quello che viene aspirato. Cosa vuol dire avere la torretta per l'aspirazione di scarico? Vuol dire avere la possibilità di andare a utilizzare il robot fino a 7 settimane consecutive, prima che il sacchetto di aspirazione della nostra base di ricarica sia pieno e debba essere sostituito. Quindi un robot sicuramente interessante, soprattutto perché è un robot low cost. Proscenic è un marchio rinomato per quanto riguarda soprattutto per i prodotti appunto di uso domestico, che siano robot aspirapolveri, lavapavimenti, che siano scope aspirapolveri, lavapavimenti, che siano purificatori d'aria. Loro fanno tantissimi prodotti e sono tutti, secondo me, prodotti di buonissimo livello, in un giusto rapporto qualità-prezzo. In questo caso parliamo di un robot che costa meno di 280 euro. Con il coupon sconto che Amazon ci fa inserire in pagina d'acquisto arriviamo a pagarlo meno di 280 euro. Sicuramente un prodotto molto interessante in questa fascia di prezzo, se dovesse lavorare bene. Adesso nel video andiamo a vedere come lavora, e portare a casa un prodotto in questa fascia di prezzo che aspira, lava il pavimento e in più scarica lo sporco nella base di ricarica, capite che è davvero davvero utile ed interessante, ci agevola tantissimo nelle nostre pulizie domestiche. Ma detto tutto questo, prima di vedere da vicino le caratteristiche del nostro Proscenic Quoto Max, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Allora, troviamo il manuale di istruzioni cartonato, quindi molto semplice e intuitivo, con tutte le figure, davvero facile e intuitivo avviare il tutto con questo manuale Quick Starter. Dopodiché abbiamo un manuale un po' più serio, un manuale vero, con anche le varie garanzie, quindi un manuale completo, più dettagliato. Dopodiché abbiamo un cartone sotto al quale troviamo già il nostro robot della Proscenic. Ragazzi, eccolo qua, andiamo a celofanarlo. E voilà, il nostro robot lava pavimenti Proscenic Quoto Max. Poi dopo lo vedremo bene nel dettaglio. Qua abbiamo il panno che lava e dopo lo guardiamo bene e lo testiamo a fondo. Dopodiché abbiamo una spazzolina per pulire, le spazzole per la polvere. Poi abbiamo un altro cartone sotto al quale troviamo un filtro, un altro filtro in panno, dopodiché abbiamo la spugnetta in microfibra di ricambio e poi infine abbiamo la base di ricarica, ed eccola qua, compatta, è davvero bella, molto molto compatta, sembra molto semplice ma ben curata. Qua all'interno abbiamo il filtro in panno collegato, quindi quello che abbiamo visto prima nella confezione è di ricambio. E quindi adesso ragazzi direi di installare il tutto e di vederlo in azione. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore, il Proscenic Quoto Max, robot aspirapolvere, lava pavimenti e scarico dello sporco del cassettino all'interno della base di ricarica. Allora, la base ho deciso di posizionarla in questo angolo. Adesso per fare il primo avvio dobbiamo togliere tutte le pellicole, quindi quella superiore del sensore LiDAR, poi abbiamo quella frontale e abbiamo questi fermi per la scocca, che sono quelli che tengono fermo il movimento della scocca quando lui fa gli urti, per capire che è andato contro qualcosa. Quindi una volta rimosso tutte le pellicole dobbiamo montare la spazzola rotante, quella che abbiamo in dotazione, ne abbiamo due, una anche di scorta, va dentro solo a pressione. Il panno in microfibra qua sotto, anche di questo come abbiamo visto nell'unboxing, ne abbiamo due, va installato sotto se vogliamo che lavi anche il pavimento, altrimenti potremmo utilizzarlo anche solo come aspirapolvere nel momento in cui quel giorno non vogliamo che
faccia anche il lavaggio del pavimento. Una cosa che non mi fa sicuramente impazzire è la rumorosità, nel senso che il rumore dell'aspirazione, ok, quella ci sta, ma secondo me è anche molto rumoroso la parte del sensore LIDAR, quindi usarlo di notte si sente direi abbastanza in maniera importante. Questo sicuramente non è un punto a favore per quanto riguarda l'utilizzo notturno, a meno che non dormiate con le cuffie, altrimenti si sente comunque, soprattutto il sensore LIDAR secondo me è abbastanza rumoroso, quindi di notte soprattutto si sente. Quindi adesso lui è pronto per essere configurato. Per fare questo dobbiamo prima prendere lo smartphone, scaricare l'applicazione ProScenic, che è disponibile sia per iOS che per Android. Una volta esserci registrati nell'applicazione, dobbiamo andare ad associare il dispositivo. Dobbiamo tenere premuto i due tasti superiori per qualche secondo. Perfetto, sentite che parla. Adesso possiamo andare ad associare il nostro Quoto Max al nostro smartphone, o meglio all'applicazione che abbiamo installato nel nostro smartphone. Quindi clicchiamo sul simbolo. Configurazione della rete, fare riferimento alla procedura diagramma per l'utilizzo dell'apparecchiatura. Ok, siamo pronti, avete sentito che ha anche parlato. Quindi possiamo selezionare il wifi della nostra abitazione, supporta solo le reti wifi a 2,4 GHz, quindi selezionerò quella a 2,4 GHz dal mio elenco. Sentite come parla. Corrente. Vado a inserire la password del mio wifi, quindi aspettiamo che si collega. Comunque ci dice tutto, Il robot parla in inglese, l'applicazione parla in italiano, almeno per adesso. Poi non so se dopo, una volta configurato, si potrà scegliere la lingua anche del robot. Comunque dispositivo trovato, 18%, si spiega di tenere cellulare e router e dispositivi più vicino possibile. 100% completato, connesso. Ok, a questo punto l'applicazione è configurata, vedete in alto abbiamo la percentuale di carica del nostro robot, i minuti di lavoro, i metri quadri, poi abbiamo un pulsante a destra che ci dà la possibilità di andare a mettere delle zone vietate, la gestione delle stanze, quindi tutto quello che riguarda le aree della nostra casa. Dopodiché abbiamo un altro tasto sotto che ci dà la possibilità di dargli la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua se laviamo il pavimento, quindi aspirazione quanta potenza e il flusso d'acqua quanta acqua far scendere. Dopodiché abbiamo qua in basso il tasto che vedete con il simbolino di un rettangolo con dei granelli. Questo, se io lo clicco, lui andrà in base a scaricare lo sporco. Sì, perché come abbiamo detto lui è in grado di andare a scaricare lo sporco direttamente in questa vaschetta, e quindi avremo la possibilità di utilizzarlo per parecchie settimane consecutive prima di andare a vuotare il tutto, come vi ho detto a inizio video. Quindi non è che si riempie solo il cassettino qua si riempie, lui va lì in automatico e lo scarica, ma potremmo farlo anche noi manualmente cliccando su questo tasto. Lui andrà e scaricherà. Non ci credete? Guardate, adesso ci clicco. Adesso lui cerca la base, ovviamente con i suoi sensori capisce dove è la base. Una volta che la va ad individuare, si mette in posizione. Va ad agganciarsi, adesso piano piano va in carica e allo stesso tempo va ad attivare l'aspirazione del cassetto. Adesso lo sentirete anche dal rumore. Sentite che potenza. Questo qua sta aspirando tutto lo sporco che c'è all'interno del cassetto del nostro ProScenic Quoto Max. Perfetto, ha finito, adesso è pronto per tornare a lavorare con il suo cassettino vuoto. E lo sporco è all'interno di questo sacchetto che si trova in questo vano, quindi avremo tanto possibilità di utilizzo prima di andare a sostituire il sacchetto. Allora, una volta fatto questo, vedete che sotto abbiamo in ricarica, adesso non me lo fa cliccare perché lui adesso è già andato in ricarica, ma abbiamo inizia la pulizia. A questo punto è arrivato il momento di testarlo, quindi possiamo sia aspirare che lavare. Per andare ad inserire l'acqua dobbiamo andare a rimuovere il cassetto qua dietro, dove abbiamo qua il cassetto, quello della polvere,
ok, con il filtro che possiamo andare a sostituire e lavare, che troviamo in confezione uno di scorta, comunque sono lavabili. Dopodiché qua abbiamo invece un tappo in gomma che, andandolo ad aprire, ci permetterà di inserire al suo interno acqua e detersivo. Il detersivo deve essere un detersivo concentrato per i robot lava pavimenti, quindi non un detersivo qualsiasi, ma i detersivi dedicati, perché ne va veramente poco, ma veramente poco poco, è super concentrato, non fa schiuma ed è apposta appunto creato per questi robot. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto in descrizione. Quindi al suo interno adesso andiamo a mettere l'acqua e il detersivo. Perfetto, ho inserito l'acqua e il detersivo. Si vede forse meglio da qua che c'è dentro l'acqua. Quindi andiamo a reinserire il suo cassetto. Perfetto, vado ad accendere il robot. Ok, una volta riavviato si ricollega all'applicazione e possiamo andare a fare inizia la pulizia. E lui inizia a lavorare per noi, aspira e lava. Ragazzi, è un prodotto non costoso, quindi se funziona come deve è davvero davvero top. Perfetto, una volta che il nostro Quoto Max ha finito il suo primo giro, quindi oltre ad aver pulito ha mappato la nostra abitazione, quindi la superficie in cui lui dovrà sempre andare a lavorare, ci creerà una sorta di piantina. Questa piantina ovviamente è la nostra abitazione. Come vedete qua in alto è la posizione in cui si trova la base, che è il pallino quello bianco. Dopodiché lui ha creato queste aree. Queste aree le possiamo andare ad unire, per esempio io, vedete, ho la voce sala che ho già rinominato, quella verde, che però va ad unirsi a quella, diciamo, arancione color mattone, che è sempre sala perché è divisa da quel divano che è qua, che è questa parte grigia vicino alla base. Quindi io voglio che questa diventi tutto sala, anche se lui me la mappate come due aree diverse. Quindi per fare questo è semplicissimo, dobbiamo andare a cliccare sul simbolo che abbiamo qua in basso a destra, il simbolo della posizione, gestione stanze, e qua possiamo andare a gestire le stanze, quindi andare a rinominarle, unirle. Possiamo a questo punto andare a fare unisce e selezioniamo le stanze da unire, quindi seleziono quella verde e seleziono quella arancione, vado a fare conferma. Ok, conferma, adesso è diventato tutto arancione, quindi per lui adesso questa è un'area unica. Non fate caso a quello che sono le due macchie fuori dalla piantina, vedete queste due macchie, quella sempre diciamo arancione che è al di fuori della piantina e quella rosa. Perché? Perché queste due macchie sono praticamente l'esterno, sì, perché quando lui ha fatto la mappatura le finestre erano aperte, quindi quella che dava sul giardino, quindi quella color arancione, e la finestra che dava sul terrazzo, il sensore LIDAR ha visto all'esterno, quindi ha creato degli spazi all'esterno che sono queste macchie. Ovviamente non li ha potuti mappare perché non ci è potuto andare fisicamente, però ha visto al di fuori, quindi queste sono delle macchie create che in realtà non fanno parte della piantina. Quindi una volta fatto questo torniamo indietro e possiamo andare a rinominare queste nuove aree che abbiamo unito. Selezioniamo la stanza, ok, io vado a chiamarla sala, vado a fare conferma, poi conferma sotto. A questo punto vedete che ho sala, quella gialla invece è la cucina, quindi vado a fare ancora la selezione del nome, seleziono, scrivo cucina, conferma, conferma. Perfetto, adesso vedete che è rinominato cucina, poi vabbè, andrò a rinominare anche il bagno e lo studio. Quindi una volta fatto questo usciamo e possiamo andare a vedere quello che lui ovviamente ha fatto a livello di lavoro. Quindi tutte queste tracce bianche sono tutti i movimenti che lui ha fatto per pulire, quindi vedete anche qua tutta questa macchia dove tra il tavolo, le gambe delle sedie, dove è passato tra il tavolo della cucina, le gambe delle sedie della cucina, o per
per esempio nel mio studio, dove si è dovuto districare in una marea di scatole, scatolette, scatoloni, e tutto l'ha fatto in maniera impeccabile. Una volta fatto questo, possiamo andare anche a decidere cosa andare a fare nella nostra piantina. Se lasciamo su auto, come vedete adesso evidenziato in nero, gli deciderà lui dove e quando pulire. Se facciamo lava, ovviamente quella lo dice la parola stessa, lui laverà. Se facciamo stanza, potremmo decidere la stanza da andare a pulire. Praticamente non farà più tutta la nostra piantina della nostra abitazione, quindi tutta la superficie dell'abitazione, ma andrà a fare solo la stanza che gli indichiamo. Per esempio, se io seleziono cucina e faccio inizio a pulizia, lui partirà e andrà a fare solo la cucina, poi tornerà in base e andrà a scaricare ovviamente tutto lo sporco all'interno della nostra stazione di scarico sporco. Dopodiché abbiamo zona, possiamo andare ad indicare una zona precisa cliccando sul riquadrino sotto al per 1, vedete, possiamo andare ingrandendo l'area o spostandola, andare a selezionare solo una zona, quindi che può essere un pezzo di cucina, un po' di sala o per dire solo un'area della cucina, e anche quante volte lui deve pulire, vedete, per 1 o per 2. Dopodiché abbiamo disegnare, che è proprio un'area precisa in cui noi vogliamo che lui vada a pulire, proprio una zona molto molto precisa. Quindi questo è tutto quello che lui ovviamente è in grado di fare per quanto riguarda la gestione della pulizia delle nostre aree. Nelle impostazioni, con i 4 puntini in alto, possiamo andare a configurare tutto: la programmazione, la gestione delle mappe, ovviamente se abbiamo più mappe, più piani da pulire, perché ovviamente lui lo possiamo portare anche in un altro piano della nostra abitazione, anche se ovviamente non ha la base di scarico, però possiamo lo stesso andare a portarlo in un altro piano e farlo pulire. Quindi possiamo veramente fargli fare tutto quello che vogliamo, creando più mappe. Dopodiché abbiamo la possibilità anche di andare a regolare i volumi, perché ovviamente lui parla tantissimo ma potrebbe darci fastidio, quindi possiamo andare a regolare i volumi e i suoni. Possiamo andare a vedere la cronologia delle pulizie che lui ha fatto, e dopodiché possiamo andare a vedere anche quello che è il consumo delle parti che ovviamente hanno un'usura, quindi le spazzole soprattutto di pulizia. Quindi potremmo andare su registro degli accessori e vedere quanto sono consumati, vedete il filtro, la spazzola rotante qua frontale, o la spazzola quella sotto, quella che raccoglie tutto lo sporco. Poi una cosa importante è sicuramente il vostro tappeto. Sì, perché lui è in grado di salire sui tappeti senza nessun problema, e se si accorge con i suoi sensori che ha sotto, che è sopra ad un tappeto, aumenterà la potenza di aspirazione, quindi sentirete proprio un aumento esagerato dell'aspirazione quando è sopra a un tappeto. Allora, per quanto riguarda i tappeti, c'è da dire una cosa: i tappeti tipo questo, quello che ho in sala, non dà nessunissimo problema, lui ci sale senza problemi. Stessa cosa per il tappeto che ho in quell'area dove c'è un tappeto con delle frange, anche lì non mi ha dato nessun problema. Anche il tappeto della cucina, che è questo che state vedendo, non mi ha dato nessun problema, perché è un semirigido, anche se è abbastanza morbido, ma un semirigido. L'unico tappeto che mi ha dato problemi è questo, perché è molto molto morbido e ha le frange, però credo che il problema più grosso sia proprio che è molto molto morbido, quindi quando lui ci sale poi lo pallottola, lo raccoglie un po' e a quel punto si incastra perché è troppo morbido. Però già con il tappeto della cucina, che è un semirigido, ma neanche semirigido, però un po' più rigido rispetto a quell'altro, devo dire che non dà nessunissimo problema. Questo è un particolare da sottolineare per quanto riguarda appunto il discorso dei tappeti o tappetini. Quindi, detto tutto questo, una volta che abbiamo mappato la nostra area, direi di provarlo a vedere in azione. Quindi metterò giù delle briciole di cracker per vedere come lui le raccoglie. Vi faccio vedere quando va sul tappeto come lavora sul tappeto, anche mettere magari qualche briciola sul tappeto per vedere come le raccoglie dal tappeto, e poi farvi vedere appunto il discorso del poi ritorno in base con l'aspirazione finale, quando lui ha finito di fare tutto il suo lavoro. Quindi adesso lo facciamo partire, gli diamo un inizia pulizia e adesso lui inizia a lavorare. Quindi adesso gli mettiamo un po' di bricioline in terra. Come vedete, lui è molto preciso nel girare intorno al perimetro dell'abitazione, quindi vedete come gira intorno alla stufa, gli fa proprio il perimetro perfetto, e guardate che roba, è molto molto preciso nel lavorare. Guardate, vedete come la spazzolina rotante va sotto a tutti gli angoli, cioè lavora davvero in maniera impeccabile.
è davvero uno spettacolo vederlo lavorare. Vedete anche qua com'è preciso, guardate, solo quel piccolo rientro qui che c'è tra la scala e il muro lui lo fa a fare, cioè veramente veramente molto molto preciso nel gestire gli angoli, eh. Parliamo sempre di comunque un robot low cost, eh. Questo robot costa meno di 280 euro per lavare e aspirare. Guardate anche intorno al vaso come è preciso, guardate, gli gira intorno, tac, tac, guarda che roba, pianoforte, tac, guardate intorno alla gambetta del pianoforte, che roba, gli gira in maniera super super precisa. Qua adesso vedete abbiamo gli ostacoli, abbiamo i pedali del pianoforte, ci sbatte contro ma li aggira. Qua abbiamo il tappeto con le frange che vi dicevo, la scatola di Lego di mia figlia, però vedete come comunque le frange non gli hanno dato fastidio e lui è salito senza problemi. Guardate adesso dove se ne va a incastrarsi, nella parte più difficile dove c'è tutta l'area di mia figlia. Vedete, abbiamo sempre la gamba del pianoforte, scatola della Barbie, casa della Barbie, e lui va, guarda, guarda che roba, tac, tenta di andare anche nell'angolino più remoto dell'area gioco di mia figlia. Poi qua abbiamo il cestino, gli gira intorno e torna indietro, guarda che roba. Qua vedete che labirinto che ha da fare, ma riesce ad aggirarlo tutto, eh. Adesso vedete il tappeto qua con le frange, vediamo adesso cosa succede con le frange. Vedete che le ha passate senza nessun problema e continua senza paura a fare tutto il perimetro della sala. Questa adesso per lui è diventata sala per tutte e tre le aree che aveva creato. Voi ne avete viste due, ma ne aveva create in realtà tre all'inizio, poi io adesso le ho unite tutte e sono diventate tutte un'unica area. Perfetto, adesso è salito sul tappeto, vedete che non gli dà nessun problema. Ed è ritornato da dove è partito, quindi ha fatto tutto il perimetro della sala. Adesso inizierà a lavare tutta la parte centrale di quello che è appunto l'area sala. Vediamo. Ok, si mette in posizione e inizia a fare il lavaggio proprio della parte centrale e non solo del perimetro. Adesso gli mettiamo giù un po' di bricioline e vediamo cosa fa, eh. Eccolo che arriva, bricioline, bricioline, adesso ritorna indietro, vediamo se prende le bricioline. Ok, ha raccolto tutte le bricioline, ne ha lasciata qua qualcuna perché è salito con metà sul tappeto, eh. Ok, adesso lui sale sul tappeto, proviamo a mettergli un po' di briciole qua sul tappeto, vediamo cosa succede. Vedete che le ha aspirate praticamente tutte, non è rimasto niente. Adesso fa il secondo passaggio tornando indietro e le ha aspirate tutte senza problemi. Direi che comunque il lavoro l'ha fatto in maniera più che buona, perché comunque le briciole sul tappeto non sono una cosa facilissima, però direi che le ha aspirate. Perfetto, sta arrivando in questa area, quindi gli vado a mettere un po' di bricioline sulle piastrelle e vediamo cosa fa. Eccolo qua che gli ho messo un po' di bricioline, adesso lui fa tutto il passaggio. Ok, dovrebbe già iniziare adesso a raccogliere qualcosa. Vedete com'è tutto bagnato in terra, perché in questo momento lui è attivo sia con la funzione di aspirazione che di lavaggio, eh. Adesso arriva perché ha fatto tutto il corridoio della sala e sta arrivando, quindi dovrebbe andare a beccare adesso le briciole centrali. Vediamo, vediamo, sta arrivando, lo seguiamo. Vediamo, dovrebbe beccare qualcosa, sì, le ha beccate, adesso dovrebbe girare e beccare le altre. Vediamo, sta arrivando, eccolo qua, vedete che le ha beccate tutte,
le ha beccate tutte e le ha praticamente raccolte tutte. Ne sono rimaste giù forse un paio che ha sparato in giro, quelle più grosse, perché alla fine sono cracker quindi sono molto duri, quelle più grosse le ha sparate un po' sul lato in cui era già passato. Le ha sparate un po' da parte, queste qui, vedete? Le ha sparate sul lato, però sono briciole di cracker, quindi sono molto dure. Quindi nell'andarci sopra con la spazzolina rotante sono delle specie di sassolini, le ha sparate un po' via. Un altro aspetto di cui abbiamo parlato prima è la possibilità di creare zone vietate. Come vedete qua io ho dovuto creare una sorta di altra mappa, perché questo è l'ingresso del mio bagno, ma ho questo gradino di circa 15 cm, 10-15 cm, ovviamente lui non lo può fare, quindi quando devo lavare il bagno io lo porterò fisicamente all'interno del bagno, allora lui inizierà a lavare tutto il bagno come se fosse un'altra mappa, quindi una mappa aggiuntiva, questo anche quando lo portiamo in un altro piano, quindi lui può andare su più piani senza nessun problema e creerà più mappe. Però qua abbiamo il pericolo del gradino, quindi lui potrebbe cadere dal gradino perché potrebbe non vedere il dislivello. Allora, per ovviare a questo, come abbiamo visto a inizio video, dobbiamo andare a creare una barriera. Vedete che io ho creato questa barriera, questa linea rossa tratteggiata, che si crea in modo facilissimo entrando nelle impostazioni, come abbiamo visto a inizio video, di quello che è la mappa. Vedete, adesso questo è il mio bagno, andando a selezionare il simbolo con la posizione, quello col pallino qua a destra, vedete, possiamo creare zone vietate. Cliccando su zone vietate possiamo creare o una barriera cliccando così, o creare addirittura un'area, quindi possiamo selezionare se l'area o la barriera, e qua poi potremo andare a ingrandire, rimpicciolire, spostare, stessa cosa per la barriera, andare ad allungarla, inclinarla, stortarla, tutto quello che vogliamo dal punto di vista dell'inclinazione e della lunghezza. Cliccando sulla X la eliminiamo, stessa cosa per l'area di divieto, cliccando sulla X andiamo ad eliminare. Quindi una volta creata questa barriera lui non rischierà più di cadere da questo gradino, stessa cosa se dobbiamo mappare un piano sopra di noi che ha appunto una scala per scendere. Adesso vado a fare ripartire il suo lavoro, vedete come poi lui ci sta al pelo sotto al mobile del bagno, guardate, ci passa precisissimo, sembra fatto apposta, pazzesco. Guardatelo come è davvero preciso. Vedete che adesso lui sta arrivando lì, ho creato la barriera, quindi dovrebbe fermarsi. Infatti vedete che non è caduto, è tornato indietro. E stessa cosa adesso lungo tutto il gradino dovrebbe fermarsi. Infatti vedete che si ferma e non va a cadere, perché ho creato appunto quella barriera che abbiamo visto prima. Guardate che adesso lui continua e poi ci passa, ragazzi, davvero spettacolo, precisissimo sotto al mobile del bagno. Sembra fatto apposta, guardate. Pazzesco, guardate come è preciso, anche come è minuzioso nel pulire quell'angolo tra la porta, il mobile, veramente, veramente super, super preciso. Quindi questo è un altro aspetto che ci tenevo a farvi vedere, come funziona il discorso delle barriere e delle zone vietate. Lui adesso è in quest'area, vado a fermarlo un secondo, lo metto in pausa, con l'applicazione possiamo metterlo in pausa quando vogliamo. Una cosa che volevo precisare è il discorso dei tappeti, perché lui, come vi ho detto prima, la gestione dei tappeti, la tipologia di tappeti. Quello che diciamo è il discorso invece dell'aumentare la potenza di aspirazione con i tappeti, non sempre lo fa, cioè tipo il tappeto della sala, avete visto prima nel video, non ha aumentato la potenza, alcune volte invece l'aumenta, non so in base a cosa, se perché non sempre si accorge che è un tappeto o se perché magari lui decide che in quel momento non ha bisogno di aumentare la potenza, quindi non so quale delle due motivazioni sia, se non sempre riconosce i tappeti o se invece decide che in quel momento non ha la necessità di aumentare la potenza. Allora vedete che lui adesso ha fatto 15 minuti di lavoro, 17 metri quadri, questo è quello che ci dice l'applicazione. Adesso volevo farvi vedere il ritorno in base e lo scarico. L'abbiamo già visto all'inizio, anche se in realtà non abbia fatto lo scarico vero, perché comunque era una prova appena installato, quindi non era sporco, non aveva aspirato niente. Nello scarico adesso, se io vado a selezionare solo il simbolo scarico, lui andrà in base a scaricare, vedete, va ad agganciarsi alla base ed ecco che è iniziato l'aspirazione del cassetto. Quindi
la base di ricarica, che ovviamente ha questa torretta di aspirazione, aspira tutto lo sporco che lui ha raccolto all'interno del suo cassetto nel lavoro che ha fatto fino adesso e lo va a raccogliere all'interno di quel sacchetto bianco che abbiamo visto a inizio video. E una volta finito il tutto lui incomincia la ricarica. Volevo farvi vedere che il cassetto comunque è vuoto, cioè lo sporco è stato aspirato. Quindi vado a togliere il robot, vado a rimuovere il cassetto e vi faccio vedere che tutto lo sporco è stato aspirato. È rimasto solo questo poco di polvere che si è attaccata qua in alto, ma tutte le briciole di cracker che avevamo raccolto sono state aspirate all'interno della torretta. Quindi sicuramente dal punto di vista dello scarico dallo sporco funziona davvero in maniera impeccabile. Mentre lui ricomincia a lavorare, direi di tirare le conclusioni su questo Proscenic Quattro Max. Sicuramente è un robot molto molto interessante per un rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di meno di 280 euro, anche 260 dipende dai coupon sconto che Amazon ci fa applicare in pagina d'acquisto, dagli sconti di Proscenic. Quindi sicuramente un robot dal punto di vista economico davvero davvero interessante. Per quanto riguarda le caratteristiche, le avete viste, quindi in questa fascia di prezzo avere l'aspirazione e in più il lavaggio del pavimento è sicuramente un fattore da non sottovalutare, soprattutto perché viene fatto secondo me in maniera molto molto buona in questa fascia di prezzo. Ovviamente non è impeccabile per quanto riguarda l'aspirazione, avete visto alcune bricioline con la spazzola rotante le ha sparate via, quindi non le ha aspirate, però sicuramente le avrebbe aspirate in un altro passaggio, però sicuramente rimane un prodotto che lavora molto molto bene, soprattutto in questa fascia di prezzo. Come vi ho detto, un aspetto che non mi entusiasma è il rumore, lo sentite anche adesso che sta andando, praticamente il sensore LiDAR che gira fa abbastanza rumore, quindi di notte non è il massimo, però dal punto di vista del funzionamento del sensore direi tanta roba. Avete visto come aggira in maniera precisa tutto il perimetro, come vede gli ostacoli senza problemi, come mappa tutto senza problemi, come i tappeti li gestisce senza problemi, solo quelli veramente super morbidi gli creano dei problemi, altrimenti nessun problema. Anche le frange, come avete visto, non gli hanno creato nessun problema, direi che è davvero davvero interessante. Poi per quanto riguarda lo scarico dello sporco nella torretta, direi tanta roba, funziona davvero molto bene. Questo ci permette ovviamente di non andare a vuotare frequentemente il cassettino del robot, ma di poterlo utilizzare anche fino a 7 settimane prima di andare a sostituire il sacchetto che andrà a raccogliere ovviamente tutto lo sporco. Quindi sicuramente un prodotto super promosso, perché a questa fascia di prezzo questo Quattro Max che lava e aspira direi tanta tanta roba. Quindi qua sotto il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, se l'avete trovato interessante, quindi andate pure a vedere attraverso il link quello che è il prodotto nei suoi particolari. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo Proscenic Quattro Max vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui ovviamente quando è in sconto lo troverete sicuramente sul mio canale Telegram Offerte e qua sotto in descrizione. Vi invito anche a seguirmi sul mio profilo Instagram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi li rivendo a prezzi davvero bassissimi, potreste trovare delle offerte pazzesche. Ma quello che assolutamente dovete fare e iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!